In questo video rispondo a tutte le persone che mi stanno contattando sia nella chat privata di Facebook, su LinkedIn oppure via mail, chiedendomi di poter finanziare le operazioni di trading immobiliare che sto svolgendo. Se anche tu sei interessato a fare un investimento immobiliare ma non hai le competenze per farlo, quindi sei un investitore di capitale, devi conoscere queste tre caratteristiche che sono necessarie per iniziare a fare una collaborazione con me. Il primo è la lista. Devi sapere che c'è una lista d'attesa all'interno della quale ci sono altri investitori di capitale come te che stanno attendendo il loro turno per fare una prima operazione insieme a me. Naturalmente ti posso dire che oggi la tempistica minima è di 12 mesi, quindi se tu fossi interessato a svolgere un'operazione insieme, naturalmente ci dobbiamo conoscere e definire tutti i parametri, ma comunque sarai in lista d'attesa almeno per 12 mesi. Il secondo è 150.000. Questa cifra è necessaria per svolgere un'operazione media, quindi considero un due camere cucina qui nella zona di Torino, si riesce a fare tranquillamente con questa cifra. In passato avevo fatto anche associazioni in partecipazione, quindi c'erano più persone che finanziavano la stessa operazione. Col passare del tempo ho cambiato metodologia perché preferisco avere soltanto un interlocutore e quindi soltanto un investitore di capitale per ogni singola operazione che svolgo. Il terzo è 50%. Questa è la percentuale che utilizzeremo per dividere gli utili, quindi al termine dell'operazione tu incasserai il totale dell'utile e mi restituirai il 50% a fronte di una fattura relativa all'operato che ho svolto. Per quanto riguardano invece i ritorni sull'investimento, c'è una forbice che va dal 10 al 20% con un lasso temporale che va dai 2 mesi ai 6. Quindi questi sono i parametri di massima. Qualora tu fossi interessato a fare un investimento insieme, ti suggerisco di contattarmi alla mail info@giuseppegatti.it. In questo modo potrò fornirti delle indicazioni molto più specifiche.